molle. Ho foglie di salame. È un salamone a pasta molle. Siamo aperti. Un ciauscolo. Benvenuti in questa live in cui finalmente faremo un tuffo nel passato. La festa di paese più bella del mondo nel 22 settembre 3001 della terza era. Non ho capito un cazzo, Frank. Compleanno di Bilbo. Ah, la festa più bella, quella che è una vera sagra. Quella proprio si ispira alle sagre che mi piacciono. Ma sai che io, cioè, ci penso anche quando parlavamo l'altro giorno di Nicolas che sta facendo, non Nicolas Paruolo, quello che sta facendo la contea. Sì. Nicolas Gentile, esatto. Sì, che sta costruendo tutta la contea. Quando anche stavamo parlando di lui che sta facendo la contea in Abruzzo, mi pare, o nelle Marche, non mi ricordo, sì, e vuol fare il pub e varie. E mi gasa pensare che la gente vada lì con lo spirito da sagra hobbitiana. Beh, gli hobbit sono sagre viventi. Esatto. Sì, esatto. La Marisa! Applauso alla Marisa! Perché hai questo nuovo soprannome, Nick? Perché hai questo nuovo soprannome? No, io mi sono semplicemente immaginato nella mia testa. Mia nonna si chiama Marisa. Tua nonna si chiama Marisa. Io ho due nonne che si chiama Marisa. Chi è l'altra nonna che si chiama Marisa? Io ho due nonne Marisa. No. Sì, una non c'è più. L'altra c'è ancora e si chiama Marisa. No. Bella per tutte le Marisa. Però sì, una cosa affascinante delle sagre che vai a ritrovare, a rivedere delle persone che non vedi dal pomeriggio, capito? Quindi è strafigo. C'è piccoli paesi che non si incontrano mai. Che cosa è successo? La sono sbrodolato. Ti sei imbrattato. Enzino! Sono io! Amico mio! Ti faccio una cheat che è sempre un richiamo a una vecchia puntata che abbiamo fatto, che è proprio da sagra. Gianni! Chi è? Oddio. Chi? Non ho capito. Il profumo della vita! L'ottimismo! Il profumo della vita! L'ottimismo! Per una sagra, Stavo collegando a una puntata di Space Valley, non di Yacht, di Yacht, per quello che stavo capendo. Due universi paralleli. Che bello che parliamo di sagre fiere. Non vedevo l'ora. Stai già sbadigliando, te. No, ho visto. Vorrei essere a una sagra in questo momento. Vorrei mangiare. Che sagra, però? Ci sarà una sagra a cui vorresti essere? La Bardura di Loiano. La Bardura. La Badura. Badura. Ah, la Badur. Dai tempi. La Badura. La Badur. La Badura, però lì, se non lo pronunci bene, ti fanno un po' il culo. Ma cosa fanno alla Badur? Bordello. No, a parte bordello. 4 giorni di festa. È tipo una sagra del vino. Che cazzo è? È la sagra della Battura. Dei campi tradizionalmente. Badura. Sì, Badura. Io mi ricordo sempre ogni anno Nick che era fomentatissimo nell'andarci perché proprio si cioppava duro. Si cioppava. Io mi ricordo che un anno tipo ha incontrato dei fan di Space Valley e si è finito a casa loro. Non mi ricordo. Hai dormito nel garage di gente di fan di Space Valley? Non mi ricordo, ma potrebbe essere. Ma perché io sapevo anche plausibile. Che tu aspettavi tutto l'anno solo per quella sagra lì. Cioè tu ti tenevi, non uscivi il sabato sera, certo. Non uscivi la domenica, ma solo per andare alla Badur di Loiano. Badur di Loiano. Quindi è frequentata anche da giovani. E già sfatando un mito che ci sono solo vecchi alle sagre. Noi andavamo là in 5, quindi comunque. Porca troia, piena! 5 giovani? Sì, andavamo là in media piccola. Quanti eravate? Cioè, dico in tutta la sagra. La sagra era piena di gente. 100.000 persone. Quantifica. Qualche milione, una cosa del genere. No. A milione? Quantifica. Dai, qualche centinaio. Sì. Milione? Certo. Ma che cazzo dici? Non è che Loiano è una metropoli conosciuta. Ma alla Badura di Loiano c'erano anche i centurioni che si picchiavano coi barbari, vero? No, però una volta hanno fatto una sagra tutti vestiti in toga. Era molto figo. Solo perché in c'era toga. Un paese toga vestito in toga. Un toga party, fighissimo. Quello molto figo. Non è quando fanno il festival celtico? Ok. No, te lo sto chiedendo. Ah, non ho capito, scusa. Non devi affermare la mia domanda. Io so che ci sono delle mega sagre di paese dove tutto il paese diventa tipo medievale. Secondo me sono un festival. No, quello lo proponeva Frank da fare in centro Bologna. No, ci sono i festival medievali. Ehi, festival medievali. Quello che c'è qua su. E dove? Ma verso Castelguelfo tipo ce n'è uno. Non so dove sia. No, non Castelguelfo. Eravamo andati insieme a... Come si chiama? Di fianco a Cereglio. Non so se sia qua sull'Appennino. No. Però qua sull'Appennino. Sull'Appennino? Oh, ce ne sono, non ero con voi, però. A Castel d'Aiano? Bello Castel d'Aiano. Intanto, mentre rimembrano il nome, salutiamo tutti i nostri abbonati. Li ringraziamo e ricordiamo che siamo in live. Per la prima volta vorrei annunciarlo: siamo in live e non siamo registrati. Oggi no. Incredibilmente, non siamo registrati. Oggi sono scazzato. Eccezione. Uno strappo alla regola. E subito vi chiediamo di inviare sul gruppo abbonati Telegram.
Telegram degli audio in cui ci dite la sagra del vostro paese o delle sagre che vi ricordate. Avete bellissime, aneddoti, esatto, aneddoti. Racconti. Una cosa che tipo vorrei sapere, che avevo chiesto prima nel gruppo abbonati, che è il gruppo dove potete entrare se vi abbonate al canale cliccando sul link, è se qualcuno ha lavorato in una di queste sagre, per sapere dietro le quinte quanto guadagnano, perché lavorarci, se succedono cose strane. Di solito è in realtà, secondo me lo fanno per mangiare bene gratis. Gratis. Era perché? No, un botto di voglio sapere, voglio capire. Ah, ok, di solito vanno gratis. Tipo, per comunità di paese. Sì, esatto. mia sorella, mi ricordo che la insultavo perché andava a lavorare gratis a Ponte Ronca, la sagra del tortellino. Ma sai, perché stronzo, sono minori di solito. Ma perché tu insulti la gente che va a fare del volontariato? Perché lui va le persone che fanno cose tendenzialmente. È che io non lo farei mai se non pagato con oro. Perché sei un mercenario. Mecenate. Che di solito essendo minorenni non possono pagare. Ah, ci sta. Sì. No, ma in realtà la domanda che noi ci siamo chiesti, più che sapere le dinamiche, è quanti soldi in nero girano dietro le sagre. No, allora ammetto, ho cercato un botto sull'internet e non ho trovato tanta roba. Mm. Qualche articolo di sagre che facevano del nero, ma tipo di 10 anni fa. Perché io ti giuro, una roba che proprio non ricordo delle sagre, lo scontrino. Cioè non mi viene proprio in mente lo scontrino. No, c'è lo scontrino. Dipende. C'è lo scontrino. Io lo ricordo. Ok. La Rocchia da me facevano lo scontrino. No, no, ma ci sta. No, è che non me lo ricordavo io nei miei ricordi. Infatti molto probabilmente ho rimosso. Comunque ragazzi, oggi parliamo di sagre di paese. Dopo vi diremo anche il nostro detto che ci portiamo avanti da anni. Che dà prima il titolo alla live. Esatto. Prima però Patto del Giorno. Patto del Giorno. Posso dire che la musica da sagra, spezzata da questa musica rock, stona molto. Secondo me, Pingu, dovevi cambiare e mettere anche lì una musica. Ma so, ho lottato un mese per averla. Sapete cosa? Cosa ho pensato? Ci ragionavamo prima. Noi avevamo tutti i jingle, tutto il mood musicale di Yak di Yak, che era tipo rockabilly, un po' tipo, come si dice, swing. Sì, sì, sì. E abbiamo dato in mano a Frank la creazione dei jingle, è diventato del gran metallo. Ovunque, c'è solo metal. No, mancavano i jingle, adesso abbiamo i jingle. Sì, ma li abbiamo metallari. No, solo questo. Ah, ok. Sì, sì. Però posso dire che la musica di una stronzata, ad esempio. Una cosa falsa. Una cosa una cosa tipo mi chiamo Giovanni. Ok. Questo non è rockabilly, però questo è Castlevania. Questo è vampiresco. Non è meta. Ma è bello perché io e Frank ci siamo trovati un pomeriggio qua e per ogni ogni rubrica abbiamo dato un mood. E tipo qua secondo me abbiamo messo tipo tetro scuro. Sì, anche cringe. Tipo Nels Factor, la linea era cringe. Sì. Quello me lo ricordo. Tra l'altro oggi ho un Nels Factor, lo dico. Perfetto, ce l'abbiamo messo. Che figo, bellissimo. Prima il patto del giorno, andiamo a usarlo. Ciao a tutti, io sono Martina e questo qui è il mio patto del giorno. Ti verrà regalata una carta di credito con un budget illimitato che potrai spendere per acquistare delle scarpe, però dovrai sempre soltanto prendere le scarpe di una taglia più piccola rispetto alla tua. Accetti? È impossibile questo patto. Cazzo, no, io l'accetto. Non puoi accettare. Ma sei malissimo. No, ascoltami, io lo accetto, mi compro delle grand dunk e poi le rivendo, fanculo. Vabbè, è vero, può fare diventi reseller. Certo, divento reseller su StockX. Un bimbo reseller. Di una sola taglia. La taglia ha un numero in meno della tua. Beh, però diventerebbe un 42. Rimanendo comunque a terra, no? Cioè, dovremmo indossarle queste scarpe. Va bene. Sì, quindi sì, certo. Calcoliamo il fastidio che ci provoca una scarpa. Ma era un numero è ingestibile, no, anche per me. Se dovessimo indossarle, io direi di no. Secondo me dipende, se inizi da piccolo è fattibile. perché semplicemente blocchi la crescita del piede. Perché messo le tue scarpe sul tavolo? Vero, lo dico per gli amici del podcast. Per far vedere che c'ho le scarpe nuove. Ah, allora ne vai mega fiero. Sono un grande appassionato di scarpe, come vedete qua, modelli all'ultimo grido. Sono Balenciaga. È proprio il patto per me questo. No, dovete sapere che queste scarpe di Frank sono state comprate da me e Nicolas. Vedrete su Around. E le indicazioni di Frank erano, allora, deve essere una scarpa economica e anonima. Sì, infatti. Cioè, non deve dare l'impressione che mi sono imborghesito e pronta per l'inverno. Posso dirti, Frank, lo narro per gli amici del podcast anche adesso, non ti facevo tipo da Hogan. Non ti immaginavo tipo da Hogan. Sì, però assomigliano un po' alle Hogan. Che cazzo dite? No, non è vero, dai, no. Sono molto più belle. Scherziamo. La consegna di Frank per loro era: volevo delle scarpe da povero. Sì, non deve capire che sono scarpe di marca. Cioè, lui non vuole manifestare attraverso le scarpe. Le abbiamo pagate 90 euro. Esatto. Vuole entrare in un ceto sociale tramite le scarpe, capito? Ma le scarpe. Ma perché io da piccolo i miei non mi compravano le scarpe belle. Sì. E quindi all'inizio ero triste, poi ho capito che era un valore il fatto che io avessi le scarpe brutte e rotte.
scarpette. Scusa, quindi mi viene da ridere, perché prima di queste scarpe il povero Frank stava indossando le scarpe da 9 euro del Carrefour che abbiamo comprato io e Nick dopo che gli abbiamo affettato le scarpe. Non era male. Che non era male, ma perché mi viene da ridere? Non tanto per quello, ma perché io l'ho beccato ai 300 scalini, che si faceva i 300 scalini di Bologna con quelle scarpe. Quando l'ho visto con quelle scarpe, erano un po' scomode. Mi sono sentito una merda, perché questo qua è andato in un percorso difficile, un po' rischiato, ha rischiato la vita con delle scarpe obiettivamente veramente... Peraltro pensa se c'è qualcuno che ci segue solo su Twitch e non su YouTube e ha sentito te che dicevi dopo che gli abbiamo affettato le scarpe. Dopo che non gli abbiamo... sa che cazzo sia. Io ho messo un po' di curiosità. Si fa lo sterrato questo. Sì, con quelle sì. E da quel che ho letto resistono anche un po' alla pioggia. Un po' al bagno. Un po'. Non ma c'è l'inverno, siamo in pieno autunno. Presente tipo al Decathlon che ci sono i bollini. Tipo cinque bollini di resistenza. Bollini avevo. C'era un botto di pallini. Sì, un botto. Sì, sì, tantissimo. E mi spacca perché Nick ti voleva comprare le barche da vela e mi avrebbe fatto strada. Un paio di scarpe da vela per Frank erano molto figli. Io lo volevo con le scarpe da scoglio. Quelle tipo sandalo greco, bellissime. Merdusine. Per me è bellissimo anche con quelle con le dita separate. Bello, cazzo, quelle bellissime che usava Cesare e mi ha detto anche che sono mega comode. Stracomode. Davvero le usavi? Le usavo in palestra io perché sono super comode, perché hanno una suola di gomma che fa super grip. Quindi se li usi per tipo fare gli stacchi o lo squat o roba del genere sul pavimento che struttura. È che li fai direttamente coi piedi. Quindi separa le dita che fa strabene comunque. No, allora state intendendo robe diverse. No, dai, intendiamo, intendiamo quelle con le dita separate però. No, io non ho quelle con le dita separate. Ah, non quelle. Non c'è quelle. Allora inauguriamo una nuova rubrica, addosso al biondo. Mandamela, Pingu. Assalto al biondo. Ma c'è davvero? Certo che c'è. Esiste. Allora, devi smetterla. Già, sei un cretino. Dobbiamo spaccare la faccia, no? C'è tipo un intervento. Lo devi smetterla di rompere i coglioni. A me piace un po' una merda umana. Biondo, dov'è il tuo cazzo di disegno? Dov'è? Io ti ho dato una responsabilità. Fare un cazzo di disegno con quella cazzo di penna. Peccato. Hai fatto qualcosa? Allora hai fatto un cazzo. La rotta. L'ho collegata oggi, Nick. Ecco. Vabbè, dagli una settimana, dai, dagli una settimana. No, l'hai fatto il disegno. No. Come no? No. Non sapevo. Allora sequestrata. Un altro proprietario. No, non a me, un altro Nick proprietario. Nick ce l'ha già. Ma è molto bella questa. Hai una settimana per disegnare. Mi disegno. Mi è piaciuta molto questa rubrica Assalto al biondo, ma mi fa ridere che hai usato il pretesto più scarso. Potevi aspettare un po', te lo davo, cioè te lo servivo. Era soltanto un piccolo inizio. Ma cos'è quindi? È tipo un intervention. Allora, è quando devi fargli abbassare la cresta. No. Sì, esatto. Sì e no. Allora, nel senso, l'assalto al biondo può esprimersi in tante forme differenti. Quella di oggi era quella più dolce, no? Un'aggressione verbale. Sì. Poi c'è anche quella fisica. C'è quella anche fisica. Sì, che arriverà. Prendiamo così. Che arriverà. Assalto al biondo di base dovrebbe spalmarsi per tutto l'arco della puntata. Oggi sarà spalmata semplicemente per il lasso di tempo per cui abbiamo lanciato questa rubrica. Perfetto. Qui, perfetto. Entro i 10 minuti dal lancio. Grazie. Quindi è già finita. Ah, ok. Tranquillo, mio amico. Sto sereno. Comunque, stavamo facendo un patto del giorno, stavamo parlando di scarpe. Ah, è vero. Il pubblico ha votato. Il pubblico cosa ha votato? Ha votato sì per il 57%. Ma siete dei pazzi. Io ti dico, scatenati. Non accetterei perché ultimamente ho scattato scarpe e arrivavo a casa con metà calzino rosso. È capitato anche a me, cavolo. Sì. Ah, di sangue. Quanti dicono sangue. No? No, assolutamente no. Io no. Ma poi le scarpe un po' passate di moda. Non sarò un più. Cazzo. Sì, sì. Tra le due voglio andare a una bella sagra con la Luganica e la Polenta. Torniamo a parlare di sagra. Allora, io partirei andando a guardare l'etimologia della parola sagra. Cazzo vuol dire? Se la studiato. Sagra. È una parola brutta. Vuol dire è il maschile di sacra. Perché erano feste cristiane. Il maschile di sacra? Sagra è il maschile di sacra. Sagra è sta per sacra. Ma la sagra è sacro al femminile. Scusa, ok. Sì, problema. Quindi quello. Vuol dire sacra? Sì, perché era una cosa religiosa. E com'è diventata una roba legata estremamente al cibo? No, niente. Dice, con il tempo questi ultimi sono diventati reali fulcro delle manifestazioni, perdendo quindi il valore religioso. Semplicemente che la gente dopo un po' ha smesso di essere cristiano, giustamente. No, è che c'erano giochi, mercatoni, così. Mercatone? È che era la festa ha scordato Dio in quel momento. Non ho capito cosa significa il mercatone. Mercatoni. Mercato grosso. Mercato grosso. Non sapevo arrivasse da sacra.
No, neanche io, ma in realtà è banale. È banale. È una di quelle cose che dici, cazzo, sì, sì. Come non ci ho pensato. Però in effetti, se penso alla sagra, ma magari questa è soltanto un mio problema, e spesso è un mio problema. Io penso anche a dei tanti uomini che portano un baldacchino con sopra una Madonna o un qualche santo, non so perché. No, forse più al sud. Beh, a volte sono collegate con cose simili. Poi pigliano l'agnello, sacrificano. No, quello no, magari no. Cioè, una scusa c'è sempre. Sì, sì. Ma sagre a cui andavate da piccolini, che vi ricordate, a parte ormai Nick. A parte Nick. La Badura. Allora, Nick. Molto vicina, tipo a Cesare, ci sono stato anch'io, in un paese dove ci andavamo da piccoli, un paese di famiglia, c'è cioè la sagra della patata. Però non ci siamo mai andati alla sagra. No, io non ci siamo stato a Bologna. No, io ti giuro che ci sono stato. Io no. Ma la ci sagra sei stato anche patata. Tu? No, io mai. A Tolè. Mai stato. A Tolè è la sagra della torni patata. Torni a casa, ti giuro, ci sono tutti i posti che ti vendono dei cazzo di sacchi enormi al chilo di patate, tipo di quelli marroni. Ma scusa, ma non sono già preparate. C'ero. Cioè patate proprio fresche e patate basta. Perché le raccolgono. Ma sarebbe bello se te le facessero in tanti modi. È una sagra con tante cose. La cosa è festeggiare la patata. Ma ci sono le patatine fritte. Ma sicuramente, esatto. Sicuramente. Sì, le fanno. Cioè, io non ci sono mai stato, però mi ricordo che andavano di moda tutte le zuppe. Zuppa la moda, zuppa di patata, pasta, patate, pasticcio di patate, timballo di patate, dolce di patate, patate al cartoccio, patate al cartoccio, uova e patate, patate fagioli e riso, 8 euro una settimana. Ma e vi piaceva? Cioè era un'esperienza. Io non ci sono mai stato, parla al singolare. È una sagra normale, no, ci sono di più belle, ma più che altro il fatto è che io non mi sono mai goduto una sagra in realtà, perché non sono mai andato in una sagra tipo da solo per ubriacarmi. Ci sono andato da piccolo con i genitori. Ma non è che ci vai da solo, senso ci andavo con i genitori. Ah, ok, ok. Vabbè, coi genitori coi genitori le sagre sono una palla. No, anch'io ci andavo, cioè per forza, secondo me è gran parte dei giovani, però tipo andare alla Batura con i tuoi amici a far casino, esatto, è un'altra roba. Con un gruppo smorto, che possono essere i genitori, o un gruppo un pochino più smorto, non è divertente. Però io ti giuro, è una situazione molto familiare. Certo, punto. Ma io mi ricordo che quando ci andavo da piccolino, io non ricordo giovani, te lo giuro. Cioè io ricordo sono quelli del paese. Ma perché quando tu eri piccolino, quelli della nostra età sembravano vecchi. Ma in che senso? Ma c'è da dire che gran parte capito, con i baffi e i capelli bianchi. Beh sì, più o meno. In quel modo lì. È che i giovani di solito fanno i camerieri. Vero? Ah, è vero. Servono, esatto, servono alla stessa. Vabbè, sagra. No, è forza lavoro. È forza lavoro non pagata. Ah, cavolo, una cosa figa delle sagre è che i camerieri di solito sono tanti e piccoli e sono organizzati tipo uno porta solo le posate. E quindi vedi questo che si fa il giro con questi scatoloni di robe a dare tutte le posate. Uno mette solo le tovagliette. Esatto, sì, questo è quello che mette solo i bicchieri. Tipo catena di montaggio. Sì, esatto. Forse perché hanno troppe persone che lavorano alle sagre. Quello può perché essere. Tutti i paesani vogliono affollamento. E poi non sono capaci, quindi danno compiti molto specifici. No, ma io mi ricordo che quando facevano la sagra della mia parrocchia, in realtà noi eravamo gasatissimi come forza lavoro. Cioè noi scapitavamo pur di far roba. Ma perché? Cioè, spiegami che meccanismo ci eravamo parte di un esercito. Cioè tu pensa di entrare dentro all'esercito dei eroi. Ma un esercito che lotta per cosa? Per cosa? Per il bene superiore. Forse è come andare a fare gli animatori. State ragazzi, è quel primo spunto di lavoro, no? Quando sei piccolo ti immagini, provi a immaginarti cosa voglia dire lavorare. Sì, sì. Però a parte quello è anche una pulsione di servitù, no? Voglio essere servo, voglio servirti. Okay. Ci sta, che è il tuo ordine, è figo. Esatto. C'è un motivo per cui tutti i giochi simulator, tipo farming simulator, va di brutto. No, è vero, tu assolutamente. Puoi lavorare. Però esatto. Vogliamo arrivare al nostro detto, esatto. C'è un detto. No, noi abbiamo questa teoria, vai. Sì. No, prego. No, non la so in realtà bene. No, cioè, vorrei fare gaff, non che, fare no, no, che semplicemente allora. Nel momento in cui tu. Decidi. Però la dici bene, perché se tutti i dettagli. Non so se ci sono anche i figli di mezzo. Quindi. Certo. Allora, un po'. Toglimi la base, Pingu. Allora, nel momento in cui voi, esseri umani, andrete ad una sagra con un vostro amico o una vostra amica che si è sposata, o non necessariamente è sposata, comunque è accoppiata, e questa o questo hanno un figlio, la vostra vita sarà finita. Posso dire che concordo un po' con questa teoria. Se tu fai dei figli e vai a una sagra, anche. Anche, certo. Sì. Anche. Però vedo l'altro in realtà, come step anche, precedente. Okay. Posso spezzare qualcuno una lancia vai, spezza. A favore di questa tesi? Cioè, a sfavore di queste tesi? Alla Badura di Loiano. E che due maroni quando però t'ho pagato. Però è un nostro amico. Badura is the new Corsica, cazzo. A un certo punto l'abbiamo visto verso le 2 di notte che diceva
ho perso i miei figli. Che cazzo dici, sul serio? E poi scoprivano sempre che ne aveva tipo uno in più e tipo diceva sì sì, ma ho solo un figlio. Per no, erano due, no, erano tre. Ma lui aveva veramente perso i figli? Sì, nella sagra. Era in giro per la sagra, però li aveva persi in quel momento. Ed era impanicato per questa cosa qua. Ma in realtà no, era un po', era tranquillo, però aveva perso. Vabbè, ma era ubriaco, quindi... duro, cioè però dico, niente. Secondo me può non essere per forza la fine della tua vita. Ma lì se... la madura c'è anche lo spaccio. No. Ah no, serve. Ok, no, chiedo. Però chiedo, non serve. Il concetto di fine serve. Della vita è ampissimo. No, capito, però. Sì. Cioè, cosa cioè, questo mi sembra questo. Gli sgoccioli della vita, sinceramente. Esatto. Non è l'inizio della vita quello. Però io mi ricordo che la sagra da piccolino per me era una rottura di maroni sì. incredibile, eppure si mangiava benissimo. Cioè, come mangi vero. Alla sagra, non no, mangi nessun altro. Pa- no, no, è impossibile. No, no, giuro, come mangi alla sagra, ti assicuro, non mangi neanche al ristorante. Non perché è proprio quella convinto. Roba unta col balle. Pentolone col grasso in fondo. Ma pensate, c'è un prodotto tipico specifico. Esatto. In realtà io non sono. Sempre andato tipo tanto spesso andato tipo alla sagra della porchetta dove fanno la porchetta buona okay. Andavo più magari alla sagra di Todi dove c'è la festa di Todi e mangi un po' tipo le la cosina un po' del cazzo roba così un po' più da mensa a Ozzano è buona quella del tortello del c'è tortello però l'effetto qualitativo non è un po' mensa facendone no, così no, tanto no, no, lo fanno le signore volte, sì. Dipende no, sì no, però cioè dipende no su questo dipende. Io mi dissocio perché cioè, veramente ho... mi ricordo il cibo allora, buonissimo ti dico non ero ancora così fan del cibo quando ci andavo ed era un sacco di anni fa non mi ricordo forse rivaluterei ora. Sì, secondo me ora tu sei il tipico da sagra. Ma non è il tipico, è che a un certo punto ti piace più mangiare che fare sesso. Diciamoci la verità. Sì. E a quel punto lì che vabbè, ma dopo le sagre si fa sesso. Secondo me hai messo. Dipende quanto hai mangiato, se sei troppo pieno, no. Vero, vero, vero. Allora, tu, secondo me, è un approccio un po' troppo giovanile. Dopo le sagre si fa sesso, perché dopo che sei mangiato un chilo di cinghiale, poi è un po' fatica. Ma puoi anche mangiare un po' meno cinghiale. No, no, certo. Però, secondo me, tu hai introdotto questo argomento che è molto figo, ma molto difficile da dobbiamo trattare. Approfondire no, un'altra serie. Effettivamente. Che sagra Todi? No, l'ho detta a cazzo. Ah, ho detto come l'ho detta no, a cazzo? Come? Abbiamo un falsa informazione. Informazione. Abbiamo un mentirosso. Ha capito? Vabbè. Ma intendevo. Ma qua si parla di esperienza di vita vissuta. Ero troppo sono stato sicuramente alle sagre di Monghidoro, okay. Che secondo me sono le sagre del vino. Però da piccolo con i miei genitori non potevo bere. Tra l'altro, secondo me, le sagre di paese hanno una hum con la polizia locale, per cui non ci sono i controlli fuori. Perché quello non sicuro. Ci credo che i quarantenni, cinquantenni in famiglia non vanno via guidando ubriachi. No, cioè, no, quello è vero, proprio io non perché lo so. Tirano sull'economia del paese. Tirano sull'economia del paese. E poi soprattutto c'è anche da dire che secondo me molti abitano lì in esatto, paesino vanno a piedi. Due minuti sono lì. Sono sempre tutti in macchina. Beh, oddio, però. Esatto. Ci sono delle no, è vero, dei parcheggi enormi ovunque. Io ho memoria, le sagre del vino comunque. Sagre del tartufo. Bella del tartufo. Tartufo io ne ho sempre letto in giro tantissime ma non ci sono mai state. Ci basta. Sono però c'era no, ce ne sono un botto c'era ce ne anche sono un botto, ma non sono mai ma infatti io ultimamente ho visto quei cartelloni pubblicitari quelli grandi ok sì. Occupati da tante locandine piccole cioè non avevano fatto non avevano stampato una locandina ah, grande okay. Perché per me non ce l'avevano tante locandine piccoline del fungo e tartufo qua vicino a Bologna volevo andarci scusate un ruttino fallo pure no no sono ma poi ci sono sagre di cose che dopo andiamo a vedere le più strane ci sono veramente sagre per qualsiasi cosa e cose stranissime sì. E poi dopo diremo magari anche delle sagre che vorremmo che magari non sì. Ci sono o di cui non siamo a conoscenza perché magari non le conosciamo io però una cosa che mi ricordo da piccolino che andavo in Trentino c'erano tutte le sagre così Trentino o Friuli? Allora io dici è molto facile o in Alto Adige una parte di famiglia che è del Friuli e un'altra parte che è del Trentino ma non è vero te lo giuro parlano così giuro. Ma non è vero ma di dove? Non è vero ma non è vero non è vero Bolzano non è vero non è vero allora un saluto agli amici veneti mi ricordo e che talentini le sagre lì in Trentino spesso erano legate ai convegni della Lega quindi tu andavi a mangiare il polentone la salsicciona ma intanto c'era il discorso del politico di turno ma io politica mai andato vabbè scusa quale feste dell'Unità non le facevate tu? No, andavo ogni tanto e lì mangiavo un gran kebab. C'era il furgone di Istanbul kebab, ma merda. Veramente buono. No, io andavo sempre questa qua a Bologna grande. Sì. Ah no, che no, intendo quelle piccole. No, c'è un ristorante non solo. La sagra del kebab. Sarebbe fighissima. Ma oddio, magari da qualche parte in un altro paese. In Turchia sì. Può essere che tipo a Berlino, dove hanno una cultura del kebab pazzesca, ci sia. Tra l'altro, se vai nella pagina così, è vero, a Berlino hanno una cultura del kebab. Ci stavo pensando. Ma tu sei mai stato a Berlino?
Ma lo so, a Berlino si mangia ma lo so, a Berlino si mangia il miglior kebab d'Europa. Ma perché? Ma questo è vero. Ci sono tantissimi turchi. È qua a Bologna il miglior kebab d'Europa. No, non è Babilonia. 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 Adesso qualcuno dovete saperlo. Lo dici sempre, ogni due giorni. No. Alle tre di notte ti dobbiamo fermare perché vuoi andare a Babilonia e ti diciamo Nick è chiuso e tu vai a dire vado a bussare che mi apriranno. Siamo andati. Sapete perché era chiuso? Sapete perché era chiuso? Era chiuso. Vabbè, ma se andate in un'altra parte dopo. Sai perché Nick non si ricorda mai? Neanche il kebab, il falafel. Che sempre no, io prendo i falafel lì. Lui prende quello normale. Kebab falafel di Babilonia. Illegale. Illegale. Anche io prendo lì. Ma poi mi fa ridere che non si ricorda che ce lo dice perché è spaccato a merda quando va a Babilonia. L'ultima volta c'è. Vabbè, eravamo io e Carlo, che salutiamo. Che oggi è il suo compleanno. Grande Carlone. Auguroni. 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 Che ma siamo due giorni ce lo dice però è su Babilonia. Sì, sì, siamo andati da dove eravamo con voi in bicicletta fino a Babilonia. No, a piedi fino a Babilonia. Un po' confuso. E poi sì, sì e poi era chiuso e si è fatto l'ultimo. Però a parte quello, l'ultima volta mi hai detto ah sì Babilonia è bello ma Alibaba Alibaba a Roma. A Roma, ok. Quello scusami. È scusami. Il paradiso. Ancora meglio. Quello è ancora meglio, no, di ragazzi, Babilonia. È una bomba. Organizziamo un viaggio perché di io sono curioso. Sì. No, vai. È illegale Alibaba perché ci puoi mettere quello che vuoi dentro. Sì. E io ci avevo messo le olive dentro. Era una cosa illegale. Che kebab mondo. Sì. Ma scusate, ma io come faccio a crederti che tu sei spaccato a me? Non senti neanche sapore. Ma infatti in questi posti non ci puoi tornare sobrio perché sennò come perdono la loro magia. Come si chiamava il kebabaro? Sono... Quello che abbiamo trovato quella sera a Roma. Kebabaro de Fidene. Kebabaro de Fidene. Io questo non so. Questo lo saprete solamente quando vedrete il vlog di Roma che uscirà in un futuro. Cioè, avete prossimo. Mangiato un kebab? No, abbiamo preso, io ho preso una pinza e loro hanno preso. Cioè, voi mi avete fatto aspettare un'ora in più per tornare a prendere 4 di notte? Prima, il giorno prima. Okay. Dal kebabaro de Fidene. Kebabaro de Fidene. Kebabaro. Si chiamava davvero così. Sì, ma quello che mi è arrivato di notte, fidele, sì, è vero. Sì, ma non abbiamo preso da lui alla fine. Comunque, abbiamo già qualche altro. Come no, io devo dire una roba. Allora, no, bisogna che la chat mi confermi o no, perché organizziamo un viaggio. Perché a me di Berlino me ne frega un cazzo. Però voglio andare a mangiare kebab. Ma avrei detto che c'è il kebab voglio andarci se c'è il kebab. Io vorrei andare a Berlino. Ma è vero o no? Figo. Se qualcuno c'è andato, perché io ne ho sentito sempre parlare però del kebab di Berlino. Però Berlino è grande, ci sarà un posto. C'è una zona. Ma cosa vuoi sapere? Sono tutti kebab. È vero che ci sono i kebab migliori del caso. Un consiglio anche a Parigi. Sì, è vero, guarda. Quartiere Marais c'è un kebabaro buonissimo. Che si chiama? Non me lo ricordo purtroppo. Il kebabaro di Fidel. Il kebabaro di Marais. Comunque dicono che no, il miglior kebabaro di Roma è quello ad Arco. Che non rompano i coglioni, non ne so un cazzo io. So che quello è buono. Che babbaro di Fedele. No, un ragazzo no, ha detto che ci vive e ci ospita. A Berlino? Sì. Cazzo, sarebbe fighissimo. Andiamo a trovarlo. Ma secondo me, ma poi vorrei sapere perché. Perché c'è questa, vabbè. Andiamo avanti. Magari c'è una tradizione di immigrazione turca. Esatto. Ci fionderei perché ci ho pensato oggi, perché ho detto, perché ogni volta scopro questo sapore e poi me ne dimentico e poi lo riscopro. La sagra della senape. Mi no, piacerebbe tanto. Ma che non è una cosa italiana. In Francia magari la fanno. Sì. Ah, ecco cosa stavo volevo dire. E se vai sulla pagina Wikipedia italiana e cerchi sagra, c'è, ci sono scritte 3-4 righe. E poi c'è tipo inglese e tedesco, mi ricordo. Okay. E quella inglese c'è scritto: la sagra è una roba italiana che fanno. Ah, sì. Ah, proprio italiana. No, sì, bello. È perché effettivamente ho provato a chiedere a mio fratello e lui ha detto: è perché qua ci sono i festival, è una cosa diversa in Inghilterra, per dire. Ah, ok. È un concetto molto. È la stessa, cioè, nel senso, bisogna capire un nome. Bisognerebbe capire come sono. Io mi immagino fatte che se vado in un paese contestualizzate e c'è il festival della patata, sia uguale, identico. Non lo so. No. Boh. Non lo so neanch'io. Non so neanch'io. Però magari è una roba un po' diversa. Comunque ho trovato la microsagra della senape in Italia. La microsagra era il 26 settembre. Ma porca. No. L'hai ciccata. Ma avevo letto della mostarda di lumaca. Una sagra della mostarda di lumaca. Forse l'avevo letta anch'io. Forse. No, era un'altra, la mostarda di qualcos'altro. Sono fai te, non so. Non me la ricordo. Avevo comunque, posto due. No, in questa locandina che ha messo Cesare. E poi ricordiamolo, abbiamo preparato delle locandine trash di sagre. Figo. Okay, per vederlo un po', analizzarle. Perché è bello, perché la locandina della sagra ti fa capire che non hanno grafici. Che l'ha fatto, l'ha fatto un giovane del paese. Il nipote di qualcuno. Avete messo la badura?
Ma che due coglioni, ma quanto mi dici quanto faceva ti stridere, ma chiaramente guadagnando risorse. Mandala alla regia, mandala alla regia la fattura. Non so se si possa mettere in live. Perché? Vabbè, vediamo. C'erano dei seni vistosi. Ma sì, addirittura. No, vabbè, li censurano. Va bene. Li censurano. Però devi essere bravo perché devi leggersi bene le date, sì, bravo. Ma infatti la cosa figa è che sono così brutte che però le riconosci subito. Cioè tu non hai problemi a identificare la roba di una sagra perché capisci subito che è quella. Ma lì secondo me conta il contenuto e non la forma. Esattamente, assolutamente. Mi ha sempre fatto stranissimo che c'è la locandina della Fiera del Fumetto di Bologna che è uguale a quella di una sagra. E quindi tu la guardi. Riciclata? No, nel senso che sembra la locandina di una sagra. Cioè, alle cose che dicevo. Ok, certo, sì. Quindi tu la guardi e dici, è una sagra, la legge? No, è la Fiera del Fumetto di Bologna. Beh, bello, ci sta, è uno stile. È quella con quello Spider-Man tarocco. Mi è venuto in mente adesso. Comunque, stavo... È ovunque quando c'è. Stavo leggendo la sagra della Senape ed era figo perché come prima parola sotto, come sottotitolo, c'era scritto non Senape, cibo, musica. Vabbè, mandala pure, guarda. Musica, no, tablet, Pingu, se vuoi. Perché una cosa che in realtà mi è un po' mancata nelle sagre in cui sono stata, la gente che balla. Invece, secondo me, la gente che balla nelle sagre c'è. Ma certo, non sempre, però. Non sempre, infatti, perché quello in cui andavo me io costa avere un palo. Ecco la sagra della Senape. La sagra della Senape. Musica, cucina, ecologia, perché secondo me ma la Senape sono quei pallini lì, non sì. Sapevo. Cioè, 15 certo, partecipanti, 59 interessa, 12 condivisioni. Cazzo, 59 mi interessa è tanto. Io alla l'ultima sagra dove sono stato, che era con mio padre a Monghidoro, c'era questo musicista da sagre, cioè è proprio una band tipo quella la cover band degli ABBA. Ok, sì. Ci sono proprio delle band, sì, dei complessi che fanno solo le sagre. Ah, beh, sì. Girano tutte le sagre. Questo qua si chiamava Super Vito. Ok. Ed era proprio un intrattenitore di quelli da sagre che ti dice: ballate! E poi cantava benissimo e cantava tutte le cose tipo dei Poo e quelle robe lì. La gente carichissima. E intanto ti intratteneva ed era sto signorotto panzone. Impazzisco sulla io. Quarantina, che però si credeva Elvis. No, Gesù. Beh, non Gesù. Non è un credersi, perché secondo me sei. In quel momento lo sei. Sei quasi più famoso di tanti altri artisti che ci provano. Perché comunque prendi un altro target. C'è cioè un altro target. Tu ti ricordi Magic Fabio? Chi? Dai, te lo ricordi. Magic, già col Magic era Dance. Il mago che da bambini tutti chiamavano alle loro feste. Faceva esattamente questo. Famosissimo. Ma sai che forse lo senti? Tra bambini era famoso. Magic Fabio. Sì. Era bellissimo. Secondo me se ti fai comunque un tour bello denso di sagre guadagni un botto come secondo musicista. Sì. Ah, perché voi non ci avete mai pensato? Sarebbe molto più figo. Ma no, aspetta, sono serio. I festival estivi sembrano quasi delle sagre. No, no. No, ma io dico rovere, nuovo tour delle e sei sagre. Tutte nelle sagre. Però è un po' scorretto. Perché dici? C'è chi ha quel giro lì e li vai un po' a rubare il lavoro. Sì, ok, cioè, dici quello. Sì, no, io dicevo proprio come mossa commerciale vostra sarebbe stata fighissima. No, cioè, ho detto poi di base si sente di merda. Ma è bello anche quello. Cioè io alla sagra non è che voglio. Ma la cosa bella delle sagre è che tipo se c'è un palco è qualcuno che tipo nella chiesa avevano due casse, appoggiato su una roba, hanno trovato un vecchio mixer. C'è un palco proprio. L'arte dell'arrangiarsi. Sì, è vero. Un botto. Anche i tavoli così spesso è roba un po' abbozzata. La gente porta le pentole da casa. Tra l'altro lo stesso tizio della sagra di Monghidoro io l'ho visto a una festa di paese in Veneto. Quindi è uno che gira l'Italia. Gira proprio. Quindi è molto bravo, è talentuoso. Non so perché con questa musica sotto che stiamo sentendo, che è una delle basi dei nostri video, che Nick ha usato all'inverosimile. Perché è vero, Nick non sa cercare basi musicali. Vorrei Jolly Strolling. La mia era Jolly Strolling. Jolly Stroll. Mi viene. L'altra come si chiamava? Jolly Stroll. Sono sempre, nomi delle basi musicali, di YouTube. Mi viene sempre in mente te. No, te da piccolino. In che senso? È il momento dei burattini. La sagra dei burattini. La sagra dei burattini. Non sai quel video da mandare. Ce l'ho. Dai, mandalo. Adesso. Ma lì eri una, no, eri una recita scolastica, non eri una sagra. No, era una delle recite che ci faceva fare mia sorella. Ah, ok. Bellissimo. Però anche tipo, non so, queste cose cosa succede? Burraco. Tutto a posto? La sua cover è difettata. Non sta no, su. Ma perché devi farlo non all'interno? Sta su. Esatto, così. Ma guarda che cade. Ma gli cade? No. È tutto dritto. È tutto dritto. Cerco la festa dei burattini. Però come il ballo, esatto, io vorrei i burattini, uno spettacolino. Cioè per me nella saga ci deve essere un qualcosa che ti mette un po' a disagio. Esatto. Capito? Jolly che Stroll, guardi, non guardi. Jolly Stroll. L'avete sempre sentita, ma non lo sapete. È un mago, sì. Ho sentito anche da altri creator comunque. Sì, l'ho sentito anche da altri creator. Non è nostra purtroppo, sarebbe bello ma non è nostra. Potremmo comprarla.
Io penso non si lo diventa solo nostra. Vuoi dire di nuovo della tua sagra di? Di Loiano. Di Loiano? No, non no. te lo dirò. Ma vi voglio chiedere, delle sagre che vorresti assolutamente? Cioè che dici, cazzo mi ci fiondo? La sagra fosse... dei videogiochi, con le postazioni. Si chiama, fiera, si chiama anche Luca Comics. C'è un pentolone da mangiare. Io stavo pensando alla sagra del fumetto, ma è no, la sagra del fumetto. No, io dicevo qualcosa da mangiare. Da mangiare. Alla fine... Della cotoletta alla bolognese, vezzo. Cazzo, cioè, è vero, no, è. La gramigna con la salsiccia. La sagra. Però, che buono. La, se tu la chiami sagra della petroniana. Ma io vado mia. Subito. Ma facciamola subito. Quando ci vorrà? Mi sembra stranissimo che non ci sia la sagra della ma è che a Bologna che sagre ci sono bolognesi? Perché comunque la cosa è che non le frequentiamo. Cioè io mi sono sempre chiesto questa cosa che ci porta a questo ragionamento qua. Interroghiamoci. Come nasce una sagra? Cioè perché ogni sagra, ogni paese ha la sua sagra di quella specifica cosa? Tradizione. Perché coltivano quello da tanti anni. Quindi tipo a Bologna come cazzo fai la sagra del tortellino? Farai quelle robe sì, lì? Non può essere della mortadella. Una roba tipica del tuo posto. Tipo io, il choco show. Però tipo come nasce la sagra della patata? Perché lì fanno un botto di patate? Si vede che è diventato un evento del paese negli anni, raccogliere le patate, quindi ho detto sì. Boh, mangiamole tutti insieme. Poi io comunque sto pensando che tutti i paesi fuori da Bologna sono dei paesi molto, delle realtà molto piccole. Sì. Penso sì. Quindi, tutta secondo Italia me, così. Se non c'è comunque qualcosa che coltivi, te lo inventi. Cioè, nel senso, qualcosa lo trovi. Cioè. Fermi tutti. Cos'è la sagra del morzello Peppo a Catanzaro? 27 ci manda questo commento. Peppo 27. Per me, cos'è il morzello, te lo sparo, secondo me è un tipico salume di lì. È tipo una salamella più rossa. Sai che forse è la salamella più rossa? Ce l'ho io il morzello. Quello che mi ispira. È tipo una salamella più rossa. Basta, non ti saprei dire altro. Morzello. Tu l'hai trovato? Ce l'ho, se lo vuoi mandare, Pingu. È un antico piatto contadino. Cazzo, è un trippone. No, mi è partita una pubblicità in alluminio. L'economia circolare. È un antico tipo della città di Catanzaro di provincia. Ma era un trippone di... Non capisco cosa ci sia dentro, è tipo trippa. Sembra trippa. Sembra trippone. Andiamo a vedere gli ingredienti. Cazzo, trippa, peperoncino fresco. Vedere vitello, quel piatto vitello, lì, acqua. Lo so che non c'entra assolutamente niente, ma lo devo citare. No, lo devo citare perché mi piace troppo questo aneddoto. In Puglia ci hanno servito degli antipasti in cui c'erano questi involtini di trippa, ok? Che all'odore sapevano di ascella, al sapore ancora sapevano di ascella. Sì, era proprio sudore puro. È stato assurdo, ma poi era fighissimo che nel momento in cui li mordevi sprigionavano sì, tipo sì, liquido. Sudore. Ed è stato era sudore. Tu li hai mangiati? No, non mi ci sono neanche cazzo, dovevi provare. Secondo me è stata veramente una grande ma esperienza. Ma torniamo a quello che ha chiesto Tonno. Che altre sagre vi immaginate, vorreste? No, io ho scoperto una cosa. Che esistono delle sagre anche in centro a Bologna. Tipo? Tipo in via Castiglione. C'è una sagra del quartiere Castiglione una volta l'anno. Ma dove tutti i negozianti vanno tipo per strada con le bancarelle. Ah, ma c'è anche in via D'Azeglio. È fighissimo. Sì. Cioè pendono all'esterno e basta. Proprio fanno tutte le bancarelle all'esterno. Ma la fanno gli aperitivi. Fanno gli aperitivi. Penso che la chiamino sagra o festa del quartiere. Tipo le io l'ho sempre chiamata festa del quartiere. Ok, non sono sicurissimo allora. Però era, cioè era perché io tipo penso sì. Qua c'è le bancarelle di Santa Lucia, sono tutte a tema natalizio sì, però sì. Non penso che sia una sagra. No, secondo me devono esserci no. Le bancarelle. Era un giorno solo questa cosa di Castiglione e c'era molto da mangiare. Secondo me è bocciato, ragazzi. Sì, secondo me è bocciato. Ritenta come l'anno vi vedete, sempre parlando di noi bolognesi. La sagra dei fiori di zucca! La sagra del mascarpone! Delle polpette, nelle zucchine. Mascarpone, muori. Sagra del mascarpone. No, però hai bisogno di un primo piatto. Non puoi andare lì con il main piatto in testa stampato un dolce. Devi avere. Io ci andrei. Parmigiano reggiano. Sagra del parmigiano. Pensa, la sagra consiste. Ho cominciato a salivare, in un solo blocco gigante, in un grande roccione di parmigiano. Quanto si vede che stiamo facendo questa live all'ora di cena? Schettare questo roccione. Tu come entri ti danno presente i coltellini quelli da parmigiano. Esatto. Bello. E tu devi andare nelle varie forme giganti a spostarti. Quattro anziani e anziane del paese hanno un piccozzo enorme per piccolare. Tipo nani. Sono quelle cose estive da fuori dei bar che fanno tipo ventola, che spruzzano però parmigiano ovunque. Stupendo. Nevica. Di parmigiano. Nevica. Ci portiamo tonno immediatamente nel vomito a pensarci. Solo cosparso di come se stesse nevicando. Un sughino di parmigiano. Che schifo. Porca vacca. E sai cosa? Finisci che ti fanno una doccia di fonduta. Sì. Bello. Cioè, ma tu sei nudo sotto magari oppure c'è. Non ho capito sotto questo. Sei nudo. Ah ok. E alla fine c'è okay. Il topolino della Parmareggio che ti manda a fanculo. Che ti entra nel culo. Che ti entra nel culo.
Perfetto. Che fiera vorresti? Che fiera? Io che sagra, scusate. La fiera del uovo crudo e vince il primo che prende la salmonella. Bello. Bello. È figo, anche quasi un esperimento. Però, in realtà una sagra tutta dedicata all'uovo, che a me piace tantissimo. Cavolo, poi lo puoi cucinare tipo in 30 modi. È assurda quella cosa lì. Ma magari c'è. A me è venuto in mente una cosa. Vai, spara. Ma perché ci sono lì i barattolini di perché melone? No, aspetta. No, io prima ti ho chiesto, ti ho fatto la stessa identica domanda e mi ha risposto: la sagra del melone. Dai, faccio la sagra del melone. Se qualcuno vuole del melone. Io non lo voglio sto cazzo di melone. Io hai detto sagra del melone. Schifo, poi ho detto che non è buono. Puoi sentire il mio melone? Ha detto che non è buono. Ma abbiamo stoccazzato tutto. Ma no, non l'avevamo stoccazzato. No, non è vero, io dai. Io ci ho ficcato dentro un utensile. Cosa dici? No, strabella come sagra, ma tienla per il prossimo anno. Ci ho ficcato dentro un campo da minigolf. Comunque fanno la fiera del parmigiano reggiano, però è una fiera. È una fiera. Cioè, è già più grossa la sagra. Presentano i prodotti. Però ha già 55 anni. La sagra del cicciolo. Che schifo. Cazzo buonissimo. No, non ce la faccio. Vuoi dire no, che però sarebbe bello avere qualcosa, tipo il mascarpone e il mascarpone, la cotoletta alla bolognese e la cotoletta alla bolognese. Sarebbe bello avere una cosa, tipo la patata, tipo la porchetta, che puoi usare in varie versi. Tipo tu dici elemento materia prima. Sì, una roba che vai a mettere sulla pasta, sul secondo, su tutto, e fai tante ricette. Cosa ci può essere qui? Fiori di zucca, mi viene da dire. Però fiori di zucca, ma le fritte, zucca però le puoi usare mille cose. Magari esiste già sicuramente. Sto pensando cosa metto sopra tutte le cose. La salsiccia. Vabbè, ma la salsiccia è pieno, è pieno. È una lugana che la polenta. La polenta c'è sempre. Sì, la polenta in qualche sempre. Al nord c'è sempre la polenta. Sì, la ricotta. Sì. Vabbè, la sagra della Nutella. L'ho ce pensato. L'hanno detto. Fighissimo. Cazzo, bella. Sì. Però è sempre un dolce. E sì, anche, sì, anche del pistacchio. Era bella del pistacchio. L'uso ovunque. La Bronte. Beh, sicuro la fanno, esatto. Spero di sì per loro, se no la faccio noi. Abbiamo invece la sagra dei burattini. La sagra dei burattini. Legno. L'hai trovata? Sì. Hai trovato il video? Sì, no, gliel'ho mandato. Non so se abbiamo il video della sagra dei burattini. Figo. Ma non si chiama sagra dei burattini? È la festa dei burattini. La festa dei burattini. La festa dei burattini. Questa sono io da bimbo. Dei burattini. Vai, vai, godiamocelo. Grande presentatore. La festa. La festa. Poi dopo, non c'è la ripresa, ma c'è Cesare che prende un burattino e lo massacra di massacrato. Ma eri un botto più bolognese, cosa ti è successo? Non lo so, però quando lo rivedo dico cazzo, ma perché l'ho persa quella? Avevi anche un botto di capelli in più. Quella festa. Ma ne avevo un cazzo lì, no, ero pelato. No, era ripieno, tutta la linea perfetta. La festa dei burattini. Poi non so perché, a me i burattini inquietavano un sacco da piccolino. Era proprio una roba che non riuscivo a guardare. Mi ricordo tutti i bambini presi. E io mi ricordo, a parte che non capivo un cazzo perché parlano mezzo in dialetto, un po' in bolognese. Ma non è vero, ma non è vero. Ma certo, tu andavi in centro, parlavano in bolognese. Ma sempre. Ma sì, cioè sono tutti della tradizione bolognese, balancione. Ma io quando tutte quelle che ho visto non parlava nessuno. E tutte le volte col manganello. Col manganello, sì. Cioè, dopo un po' la storia. Cioè, dai. Non lo so, mi inquietavano un botto i burattini. Era una cosa che non riuscivo a comprendere. Allora, quello che possiamo fare adesso è o cercare di trovare un senso al fatto che alla sagra si associ la fine della vita e la tristezza. Mm-hmm. Oppure potremmo andare su qualcosa di allegro, tipo vedere le locandine. Ah no, le locandine però bisogna capire se ce le abbiamo e quindi ce lo diranno. O se no, io prima ne ho intravista una che è andata in live un attimo. Io ho anche da consigliare una sagra. Quale? Ah. L'ho trovata oggi. Si chiama Sagra del Bollito. È qua vicino. Cazzo, l'avevo vista prima anch'io. Ma, e tra l'altro è tra poco. Andiamoci. Perché è va dall'11 novembre al 21 novembre. Ok. Però vi dico dov'è. 10 giorni di sagra. Noi ci rifacciamo sono organizzati. Durano così, eh? Ah. Vabbè, la cosa è che sta un botto sui maroni. A San Pietro in Casale. Ah, aspetta. Ah, ok. Cioè, San Pietro in Casale. Ci abitava la mia prof di scienze sociali. Salutiamo la prof. Ciao. Di scienze sociali. Ma lì non c'è posto per una sagra. Ma cos'è? Ma dentro sarà un capannone di 10 km. No, non c'è niente sotto. Però vedi. Quella è una proprietà privata. Vedi, Frank. Qua c'è tutto il coso. E poi c'è il menù. Che andiamo a vedere che potesse essere interessante. Figo. Sagra del Bollito. Tortellini in brodo. Abbiamo nervetti con cipolle e fagioli. Nervetti, secondo me, sono un po' particolari. No, Vez, questa è buonissima. Tortellini in brodo di cappone sono tortellini
lattine, passatelli, maltagliati, grammi qua molto buono. A me piacciono molto i secondi, figo. Più che altro la saga del bollito, hanno il bollito buono, immagino, il Sandron Spaviron. Mica bollito è The Sandron. Muscolo, coda, lingua, cappone, guanciale, cotechino, durelli. Durelli? Sono i fegatini di pollo. Ah, ok. Pensavo un'altra cosa. Ovine, salsa verde, salsa ortaggina. Che buono. Poi c'è bollito di maiale, che però mi ispira meno. Zampetta, lingua, costolette, cotechino e salsa ortaggina. Ispira un po' salsa meno. Ortaggina c'è, non so cosa sia. Va bene. Trippa in ciotola, grigliata mista c'è ovunque. Beh, sì. Sempre. Sì, che di solito è da non prendere, esatto, mai. È proprio la cosa sbagliata. Il castrato, c'è cappone, patate fritte, insalata. E nei secondi, cioè scusate, i contorni mi peccano sempre. Sono sempre quelli poi. Cioè, a Bologna sono quelli. Le patatine, però posso dirti una cosa vedendo questo menù? Un po' troppo per una sagra. La sagra mi piace una perché cosa, no, ne deve avere un tre primo, massimo. È vero. Di solito ha due primi, però, tre secondi. Però aspetta, cioè, qua capisci, nei secondi prendi il bollito, le altre cose le mettono perché c'è il bambino, sì, che vuole mangiare la salsiccia. Il bambino che vuole il castrato, esatto. Però secondo me è la trippa in ciotola. Però è molto più figo per continuare la tradizione che tu al bambino offri il bollito o la trippa, capito? Si mangia sto treppon, se no, vuole la casa mangio. Dalla Marisa. Spieghiamo cos'è il friggione. Io non l'ho mai capito. Cipolla, aspetta, peperone, c'è peperone, salsa di pomodoro. Sì, poi non lo saprei fare. È simile alla ratatouille. Esatto, sì. Però più calorica. Buonissimo il friggione. E poi lo danno anche all'IKEA ora il friggione. Però tu da piccolo lo mangiavi. Cioè, non è che ti danno l'IKEA. Presidente, quando prendi. Dove hai detto che te lo danno? All'IKEA, se tu prendi il salmone, ok. Sì, ti danno il salmone affumicato. È la ratatouille in realtà. Ti danno il friggione. Non è identificato come friggione. Sono delle verdure cotte con un po' di pomodoro. Sì, di base friggione. Sì. Di base sì. Salmone base friggione, sì. Proprio c'è scritto. Ma non è vero. Sì, ma non è vero. Sì. In chat ci dicono la sagra della ricotta. Buona. In Sicilia. Bella. Era buona. Potremmo andare a vedere le 5 strane sagre di tutta l'Italia che ha trovato Frank. Perché comunque io non ho trovato comunicazione. Caso, ma prima le cercavi? Sì, ma non le ho trovate. Ne ho trovata una, ma non è. No, okay. Secondo voi? Ma qualcuno no, penso aspetta, che le dobbiamo abbia trovate. Comunicare con la regia perché no, non abbiamo sentito. Cioè, ci stanno facendo delle domande, vedi? Stanno scrivendo. Pischia, ma tu ci senti? Delle domande. Sì. Oddio, aspetta, si sta parlando però dell'audio della festa dei burattini? Sì. L'audio della festa dei burattini? Sì, ma quello di prima quando l'abbiamo lanciato? No, no. Ah, c'era un audio quando l'abbiamo lanciato. Sì. Ma voi sentite fighissimo. Pischia? No, fighissimo. Sta scrivendo lì, ci sta parlando, scrivendo. Comunque, su uno schermo. Sì, è una cosa inquietantissima. Ma poi non ci può parlare nelle orecchie? Evidentemente non ci puoi parlare? No, ha detto che non può. Ah, ok. C'è un problema di audio, devo mutare voi quando io parlo. Ah, ok. Quindi okay. C'è. Allora magari no. Quando tu parli. Perché mi è venuto fuori così? Un po' arrivato. Lo vedi quando serve. Ricordiamo perché che non c'è mai. Riccardo è del Friuli Venezia Giulia. Ma non è vero, è Veneto. Non la smetti con questa storia, mi stai infangando. Questa storia. Mi stavo infastidendo. Vabbè. Comunque, secondo voi, che cos'è la sagra dei ciammarucchigli? Ciammarucchigli. Sì, non guardare, non guardare. Guardi. Hai ragione. Vediamo anche volevo se leggere ciammarucchigli. Vediamo se anche la in chat lo sanno. La sagra delle trofie, hanno detto. Tu cerca di capire cosa sono i ciammarucchigli. Hai fame? Dopo andiamo a mangiare, Nick. Dopo andiamo da Babilonia, proprio ci spacchiamo. Ciammarucchigli. Qui in chat lo sanno e quindi lo so anch'io. Ciammarucchigli. A Roma. A Roma? Sì. Come sono delle cosine piccoline così tipo di pasta? No, allora cosine piccoline ci sei arrivato, non c'entra nulla. Lumache. La pasta. Bravo. Lumache, no, scusa. Lumachine. Guarda, ho la scaletta. Perché ti è venuto da pensare alle lumache? Perché piccoline sono state una volta in Veneto, abbiamo suonato in una sagra. Che figo! E c'erano le lumache. Ah, scusa, Roma, lumache, cosa c'entra? E che cazzo a Roma hanno tra cose in croce, hanno. Ma saranno di terra. Ma se le prendono dalle fogne. Saranno di terra? Secondo me è fogna. Un saluto a tutti i romani che ci seguono. Ciao, che mangiano le lumache. Che mangiano le lumache. E lumache di fogna. Scusa, tu sei stato. Io prima ho fatto. Cazzo, a Roma c'è il cinghiale buono. Un festival. Quelli che pescano per strada. A Roma. Anche gabbiani, lì buono. Tutto quello che invade freschi. Si tira cavolo, su cacciagione. Tu sei stato una sagra no, a suonare no, non mi hai detto. No, fammi parlare. Abbiamo suonato in un festival e di fianco c'era tutta la parte con i tavoli dove la gente poteva mangiare tipo sagra. Bello. Scusa, Emanuele che dovete mangiare. No, le palle del nonno, secondo me. È un cibo tipico di qualche parte. Che sia un cibo. Mi ricordo. Come le palle di Mozart. Le palle di Mozart. Come le palle di Mozart. Ma le palle del nonno è qualcosa. Vado, vado a cercare. Andiamo avanti. Leggici un'altra sagra strana. Allora, la sagra. No, altre sagre con un nome così. Aspetta, le palle del nonno è salame. Ah.
Il palle del nonno è un salame. Ciò, sempre ah, perché a sono allungate. Beh, sono un po', sembrano delle pigne. Però effettivamente lo scroto degli anziani è molto lungo. Esatto, per quello sì, le palle è del tipo Didò, è una sì, pasta sì, che ma si allunga. Ma questa cosa come la sai? La sai? Come fai a sapere che ha la consistenza? Hai delle prove empiriche. Cioè, hai mai frequentato un centro per anziani? No. No. Vabbè, ma cosa, come lo frequenti un centro per anziani? Sai come spazzano i pavimenti? Lo scroto degli anziani. Va bene. Stringiamo il pavimento. A Roma c'è un'altra sagra che è la sagra della Rola, che è la festa. Formaggio. La Rola è un formaggio. La Rola è un formaggio. No, è la festa del cornuto. Cioè? Cioè, quello che viene tradito. No. No, esatto, di chi viene tradito. Davvero? Ah, è tutta dedicata a chi viene tradito. Ma la gente ci va oppure? Certo, la gente è contenta di andare. Ah, bellissimo, sì, bellissimo. Bellissimo. E poi, da quel che dice qua, praticamente c'è un... arrivo, perché è tutto un corteo burlesco. E praticamente chi fa questa, va in questa sagra, viene poi sbeffeggiato anche. Questo. Ma in maniera ironica. Ma da chi? Sì, cioè, sì. A proposito, mi è venuto in mente, sì, terribile, che nel nord Italia, tipo in Trentino, Alto Adige, fanno quella cosa dove si vestono da demoni. Mera, è vero. Ci sono sì, stato. Ma sì, sei stato. Ma sono stato. Ma fanno delle robe in Friuli. Ah, allora, scusa un attimo. No, scusate un attimo. Toglimi la base, Bingo. Toglimi la base. Ma porca puttana. Allora, mi ero tu scordato. Sei qua mi ero a parlare scordato della sagra di Logliano che non mi frega niente in montagna nessuno, con i miei. E tu sei stato a quella sagra lì che è mega famosa. Pesissima. Raccontala. Eravamo di nuovo, ma com'è che si chiamano? I Krampus. I Krampus. I Krampus. Io ero in Trentino. Ero a Riva di Tures. Ok. E in questo paesino hanno fatto un giorno la festa, la sera, con il gran vin brûlé e sti mostri che giravano in giro e spaventavano la gente. Ma i Krampus sono tipo dei demoni che rapiscono i bambini, una beh, roba del genere. Che ho visto in degli anni dei video di Krampus che menavano coi manganelli la gente, sì, ma proprio mandandoli all'ospedale, oppure tipo violentavano e robe così. Sì. No, vabbè. No, è vero. Ci sono stati dei casi isolati pesissimi. Però in alcuni paesini dove la roba è molto più sentita ed estrema, forse al giorno d'oggi no. No, però è successo tipo 3 anni fa. C'era vabbè, proprio magari dei video, io me lo ricordo, che ne approfittavano me, per casi isolati di gente che ne approfitta, infatti. Però no, è vero che cioè, ma sembra di parlare di ma quel film in cui tutto è concesso per una notte, ma no, ma dire, poi vengono Krampus arrestati, però è gente che col fatto che magari sono tutti ubriachi, è gente credo e comunque strana, tipo in Corsica fanno una cosa simile okay, dove ci sono i carcerati pesi okay, con ergastoli che marciano per strada. Ok. Una roba religiosa dove chiedono tipo perdono. Ah, ok. E potrebbero quindi essere, non mi ricordo, persone particolari okay, di Krampus. Sì. E c'è gente, secondo me, che ne approfitta perché sono mascherati e vanno a fare. Ma te ti hanno picchiato, ti hanno menato i Krampus. Ma stai sbadigliando proprio senza pietà. No, è che mi hanno picchiato i Krampus, quindi sono un po' triste. Si è illuminato 2 secondi per i Krampus. Poi non gli è fregato più niente. È tipo un colpo di reni. Lanciamo, secondo me non c'è neanche stato. Lanciamo la falsa informazione. No, te lo giuro. No, non potete farmi questo. No, tu te adesso lo giuro. Ok, allora tu giuro, mi racconti la giornata con i Krampus. No, non è stata una giornata, è stata una serata. Raccontami la serata. Ma c'era del gran fuoco, dai. Vedete quei pentoloni col fuoco che mettono in montagna per riscaldare? I pentoloni col fuoco? No, presente. I paioli. Non lo so, vabbè. Quello c'erano dei Krampus e buono, cioè non è una cosa particolarmente... Fanno paura però, vero? Fanno paura. Il riassunto. C'erano dei bariloni, c'erano i Krampus, non c'era tanto da dire. E basta. Ma cosa facevate? Niente, ero con la mia famiglia. Ma ok, ma non era pericoloso con i Krampus in giro? Ok, ma nei casi più estremi ti menano sti Krampus, nei casi normali girano. Non generalizziamo. E basta. Mi raccomando. No, però anche io sono stata a una sagra coi Krampus. Ma non lo dici? Vabbè, arrivavo dopo. Ma scusa, a Gazzo Montano. Ma perché non so se fossero veramente Krampus. Però oddio, c'era questa sagra in cui tu giravi ed era pieno di gente mascherata da diavolo e robe del genere. Avevano tipo delle piccole bancarelle dove facevano giochi pirotecnici e robe del genere. E ti hanno menato? No, t'han zero. Fatto paura? Quello sì, vabbè, ero piccolo, molto piccolo. Ok. Oddio mio. Vedi, perché non c'è niente da dire sui Krampus, è quello e basta. Leggici un'altra sagra, Tony. Ma allora, questa sagra non l'ho messa io. Ah no, ma me l'aveva messa Pischi, mi ha detto okay, guarda qua che c'è. Non so perché me l'ha detto 8 volte, io non ho capito, ero un attimino nel mio mondo. E mi faccia il padellone pazzescone, perché è la sagra del padellone, che è la sagra del pesce di Camogli.
Il padellone pazzescone? Sì, si distingue dai tanti altri eventi simili che si svolgono in Italia per via della gigantesca padella in acciaio inossidabile che viene utilizzata, dal peso di 28 tonnellate, con un diametro di 4 metri e una maniglia di 6 metri. Pesissimo. Ma porca vacca, è gigante, l'avevo già vista. No, fighissima. Ma porca vacca. Ma ti cuoci? Un padellone pazzescone. Ma come fanno a usarlo? No, non ma non ho capito cosa ci fanno. Allora, per tutto il giorno vengono preparate e distribuite a tutti i partecipanti circa 30.000 porzioni di frittura, per un totale di circa 3 tonnellate di pesce fresco e 3.000 litri di olio consumati. Beh. Foto del padellone disponibile, padellone pazzescone. Ma per mettere l'olio hanno tipo il tubo attaccato e lo sparano. Ma secondo me non lo fanno lì, dai. Ma più che altro cosa rilascia nell'aria? Cioè cosa si sente per tipo una settimana? Pensa poi l'olio esausto, poi un casino. Ah merda, è vero, dove metti tutto quell'olio? Uno stoccaggio, qualcosa. Ma secondo te riesci a fare il movimento di polso? Vabbè, certo, dopo si mettono in 400 e danno un colpo. Sarebbe via. Fighissimo. Girano tutto. Dai, dammi una bella gru. Dicono che friggono comunque dalla mattina alla sera. Pesissimo. Fighissimo. Ciao. Arrivo, La sagra dei cecapreti e della bufaletta. Cioè? Cecapreti? A Frosinone. Strozzapreti. La bufaletta, che altro non è che uno spezzatino di carne di bufala. Ah, però un bel nome. Avrei detto una mozzarella. Anch'io. Cioè, buona, questa mi ispira un botto. Strozzapreti e bufaletta ci molto sta. Molto buona. Ma se no, abbiamo anche una foto, figo. Cioè, quelli sono strozzapreti. Piatto normale. Sì, però a me fa fame a quest'ora. Sì, sì. Mamma mia, non riesco più. No, neanche io, non capisco per andarmene. Ma infatti andiamo via. A me la cosa che mi dà un botto fastidio è che noi in Around abbiamo sempre scherzato su questa cosa dell'andiamo a una sagra e poi alla fine non ci siamo mai andati. Ma io una volta le ho guardate tutte, le ho elencate tutte sulla fattibilità e ve le ho proposte, non siamo andati. C'era anche quella di Tartufo. Veramente tu le hai proposte? Sì, le avevo elencate tutte anch'io. Cazzo, noi ti abbiamo snobbato così. Male tantissimo. Ma forse perché l'hai proposta a me e forse te l'ho bocciato. Io prima ho letto, non so se l'hai letto anche tu, appunto, una sagra della zanzara. Cosa fa? Sagra della zanzara. Non lo so, non sappiamo nulla su questa sagra della zanzara. Qualcuno c'è mai stato? Tutti si fanno succhiare dalle zanzare, bellissimo. Non lo so, poi avevo letto quella, non so se poi l'hai aggiunta, la sagra fredda della lumaca piemontese. No, non l'ho aggiunta alla fine. Che cazzo è? Sagra fredda della lumaca. Si chiama sagra fredda perché della magari lumaca la fanno piemontese. In inverno. Della lumaca piemontese. Non l'ho aggiunta. Ah, no, grande. No, scusami. Snobami ancora. No, però stronzo. So, la sagra della pasta fatta a casa e dell'uporco paesano pri. Ammetto che è un po' lungo come nome. Cioè, secondo me potevano inventarselo un pochettino. Io avevo sta amica calabrese alle elementari che tutti gli anni tornava giù in Calabria e ci raccontava poi quando tornava su a Bologna di questa sagra dove andava appunto tutti gli anni, dove liberavano un maialino. E tutti dovevano solo lo inseguivano. Ah, ok. E poverone, vinceva però. Chi riusciva a prenderlo. Beh, allora penso che comunque per il maiale sia un forte stress. Però infartato. Comunque il maiale non farà una bella fine. No. Probabilmente poi finisce nel piatto. Sì. Vabbè. Ma invece no, c'è una sagra forse tipo a Firenze, okay, dove inondano le strade. Tipo... Quella era l'alluvione di Firenze. No. Corsi cioè, di Catania, so, anche le terre. No, era un po' di confusione. Era una festa dove tipo riempivano le strade di acqua e tipo facevano. Ma quella era il Colosseo quando facevano le battaglie navali. No, è vero, facevano le battaglie navali. Ho avuto questo flash di qualcosa, ma non mi ricordo bene cosa fosse. Oppure tipo delle mega gare di pistole d'acqua, di gavettoni per strada. Quella è Ferragosto in Riviera. Invece. No, posso dire cosa... che è un po' difficile entrare nei tuoi ricordi, visto che metà sono da... Ma ti chiedo questo, hai mai visto il video della scuola di stregoneria e magia di Napoli? Sì, l'ho visto quello. Bellissimo. No, ma secondo voi nelle sagre si sono creati degli amori? Cioè degli amori? Ma secondo me la nelle maggior cucine, parte, secondo me mai duraturi. Scusa, però tu quando andavi a una sagra da anche piccolo, anche secondo me passeggero. Quando andavi a una sagra da piccolo, non andavi nella speranza di vedere andavo una ragazzina? Che ti potesse piacere. No, cioè per me era una tortura andare alla sagra. E ti giuro, io non mi... Lo ripeto, cioè non mi ricordo un giovane che fosse uno. Capito. Nelle sagre in cui andavo. Quelle che lavoravano. Ma non ci fai caso, cioè nel ma senso... Non è, ma perché? Per te il cameriere non esiste, qual è il discorso? Ma non è che non esiste, però è tutto lì bardato, poverino, no, che sta smestolando. Poi sei concentrato sul cibo. Sei molto concentrato sul cibo, sì. E no, e però concordo con Nick che secondo me sono tutti amori passeggeri, che durano un po'. Un po' come quelli estivi, come il Grease. Però abbiamo Melissa che è un po'... Scusa, Melissa dice che i suoi genitori si sono conosciuti ad una sagra. No, fighissimo. Però che fighissimo. Sagra? No, io voglio sapere che sagra. Che sagra, Melissa? Cioè, quale sagra? Bisogna capire perché, allora, parliamoci chiaro, se sono due di Bazzano che vanno alla sagra di Bazzano, si conoscono lì, però poi sono a Bazzano. Però se invece quello di Bologna va a Bazzano è diverso. Vero.
Capito? Comunque noi avevamo un amico che lavorava alla sagra di Bazzano e sì, lui secondo me si divertiva un botto. Sì. Ma lo possiamo chiamare? Allora, lui andava perché c'era una ragazza che gli piaceva. È vero, ah, è vero anche quello, vedi? Perché c'era un po' l'amore. Ma è bello quell'amore da paese, cioè perché magari la vedi tantissime volte, non è come una città che non vedi quella persona perché è difficile incontrarla, cioè magari è solo una piazzetta, la vedi spesso e quindi nella sagra che è un po' magari l'evento dell'anno, insieme, magari ci lavori insieme e potrebbe esserci quella possibilità che non hai mai nella vita. Comunque Melissa dice che era la sagra del contadino nel suo paese. Ah, stupendo. Dove si sono conosciuti i genitori. Pensate, se non fosse stato per quella sagra, Melissa non sarebbe mai nata. No, zero. Se non ci fossero mai stati contadini, Melissa non mangeremmo. Pensa quanti figli procreati grazie alla sagra della patata di Tolè, come dicevi te prima. Un botto. Li fanno tutto nei campi. Sì. No? Ma io non so perché, ma sto collegando calci in culo, tutti quei giochi lì da... No, la fiera di Saleser! La fiera di Saleser! Oili, oila! Quello nelle fiere. Non siete mai stati? No, non ci sono mai stato. Quasi Lazzaro come una sagra, una sì, ma è la sagra più famosa a Bologna. Tipo da mia nonna nel paese non si mangiava nella fiera. Cioè, la fiera del paese... No, c'erano le bancarelle, c'era il calcio in culo. Ma c'era sempre compravi però stand, delle cose, no, da mia nonna no. Più mercatino, tipo. Sì, una roba che più... mi sono sempre chiesto, cioè perché il calcio in culo era la tipica cosa che i miei genitori mi facevano evitare. Anche a me, ma io non potevo. Io ho soffrito di mal d'auto, vomitavo. Ah no, io non per quello, però io avevo sospettato che ci fosse morto sopra qualcuno. Ma ci muoiono? No. Dai, ci sono i video dei calci in culo che partono via. Ma tu stai parlando di quel calcio in culo gigantesco. Però obiettivamente chi cazzo li controlla quei giochi lì delle sagre? Ma che cazzo li controlla? Mese fa. Guarda, eccolo Nick. C'è un video di qualche mese fa di questo, non calcio in culo, ma quello che fa così. Sì, che la gente è andata lì a... Che la gente si è messa lì a fermarlo perché si stava per ribaltare. È di due anni fa, Nick, hai visto solo in ritardo. Ma ragazzi, ma chi li controlla quei giochi? Ma infatti, ma sono molto più pericolosi, Frank. Secondo me no, sono molto più controllati. Guarda che se uno muore, quello lì va in casa. Sono controllati. Sì, ma Frank, tu hai mai visto chi gestisce le giostre? Non c'è neanche chi le guarda spesso. Sì, però se poi ci scappa il morto, questi hanno finito per sempre. Ma non è vero, è nel loro interesse. Mirabilandia, no. Pensa a Gardaland. Conto sono i soldi, un conto è il penale, non perché uno ti è partito. Sì, in effetti se ti c'è parte il bimbo, lì. Ma scusa, cioè. Sì, sì. Ma quando tipo nei grandi parchi è successo che si staccasse qualcosa, dipende. Le assicurazioni. A livello di soldi sì, okay. Però c'è un responsabile. Ah, magari dici qualcuno è qualche testa è stata tagliata. Qualche testa è saltata, sì, in Italia. Io mi ricordo un caso tremendo di qua in Italia, mi sa di una di quelle palle che anche quelle mi facevano mega paura, quelle palle che venivano spedite, cioè? Ah, sì. Con i due elasticoni. Io non lo farei mai. Quello lì tipo non lo farei mai. In orbita, Sì. Che va. Figo. No, però penso, cioè nel senso, io mi ricordo che avevo paura del calcio in culo e pensavo che qualcuno... Poi calcio in culo è brutto perché è pure una competizione, manco se... Ma questo è difficile, è più che altro, secondo me, se vuoi vincere rischi molto. Sì, perché ti fai male anche. Esatto, ti lanciano via. Ti danno i calci nel culo. È un botto. Cazzo, ma andiamo a lavorare a una sagra più che andare a una sagra. Potremmo provare questa cosa. A fare i camerieri. A fare i camerieri. Potremmo proporci. È figo, sì. Io non sarei in grado perché mi tremano le mani, però... Dovremmo organizzare un mega radunone... Che è una sagra. No, facciamo la sagra della valle. Facciamo la sagra. Però dobbiamo trovare un elemento. Cioè, sì, ok, la valle. Un tema che. Un gramigna con la salsiccia. Un cibo, esatto, secondo me. È un cibo che ci contraddistingue. Che cazzo ci contraddistingue noi? Niente. Nulla. Schifo. Vabbè. La pasta blu. No, la sagra del melone. La sagra della pasta blu. Bella la sagra della pasta blu. Sagra del melone, via. Magna il melone, dai, via. Fai una salsa, una pasta blu con un sugo particolare che abbiamo scoperto. Secondo me è figo. Sì, come dice Mentana, regia, una cosa a piacere. Va bene. Fa così Mentana. Sì, fa straridere, poverini. Ah, veramente? Ma Mentana. Lavorare con Mentana deve essere peso. Perché noi siamo noi, vabbè, gli HDH adesso abbiamo un bellissimo pubblico, anche molto grande, secondo me, però. Cioè io li seguo tutti i TG di La 7 e spesso hanno problemi tecnici. Sì. E quindi dico, cavolo, noi siamo... Sì, però noi dobbiamo seguire la regia. Esatto, se non andate. Però se stiamo facendo sagra. Un discorso... scusa, ci siamo. Ci siamo. Ma, ragazzi, ci ma scusa, ma la 40esima sagra... Oddio, Pupo! C'è Pupo! Cioè, a Borgo San Martino stiamo guardando la locandina. Nel 2018. Nel 2018 la 40esima sagra della salsiccia. Tra l'altro c'era il giorno Pupo. Del compleanno di Nelson. Esatto. C'era Pupo, eh. Merra, mi hai portato nel passato, perché io... una cosa terribile. Cosa? No, vediamola. È stata la finestra aperta. Che spesso alle sagre ci sono le macchine tarullate. Cosa sono? Ah, beh, è vero. Ma c'era lì la locandina, ma alla fiera di San Lazzaro c'è tutta la parte con la gente che pimpa le macchine. Anche alla fiera di Staz. Guarda, guardiamo la locandina. Stile di Guerrero. Supercars.
Ma che cazzo? Ah, è vero, è sì, vero. Sì, sì, è vero. Ci sono tutti i tamarri che vanno a sgasare. Oddio, con quella lì, i LED, quella lì però PRT. È una nuova apertura. Ah, allora sto guardando, cioè, male. Però a San Lazzaro ci sono. C'è la gente con le Alfa Romeo arancioni con l'alettone. Ci sono sempre. Sì, no, ma io con ci credo. I LED non sotto mai visto, e gli impianti audio giganti nel bagagliaio, il bagagliaio aperto, cominciano a fare della gran tamarreide. No, mi fa ridere perché queste locandine mi hanno riportato nel passato, perché mi sono ritrovato a fare, non una locandina, non mi ricordo, era tipo un manifesto per qualcosa, per la scuola. E se mi date l'immagine della locandina, X lo scotto dice no, io ci vivevo a San Martino. Mi fa ridere che hai lo stesso font, okay? Perché io ho detto, cazzo, ho usato 8 font differenti. No, è lo stesso font, ma schiacciato, rimpicciolito, messo da parte. Perché lui ha diviso tutte le varie cose. Tipo il 40 è diviso da Sagra, Salsiccia è diviso da tutto il resto. Però c'è tutto quel bianco, mi dà un botto fastidio. Sì, e poi soprattutto, secondo me, se tu hai Pupo lo metti così piccolino, non hai capito. Ma non è vero, un cazzo. Cioè, dovresti metterlo tipo gigante. Esiste Stance. È trescissimo. Stance. Stand gastronomici, stand di Giorgio. Dai commenti ci dicono: nel 2009 venne Albano alla, non leggo, alla festa, alla festa della chiesa del mio quartiere. Fighissimo. Però vedi, cioè, Albano è gigantesco, cioè, è mega roba. Famoso anche in Russia e va alle sagre. Sì, è fighissimo. Calcola nel 2009, però, calcola. È passato un po' di tempo. Sì, è vero, è passato un po' di tempo. Com'è? Comunque, vediamo la prossima locandina perché sono curioso. Prima, molto bella. Bella, ma era bellissima questa. Ma questa, l'unico problema è che è stata. Alle proporzioni sbagliate. È vero, un po'. È schiacciata. Beh, sì, è tutto un po' schiacciato. Guarda la terra, sì, è, uguale, no, è vero. È nuovo. Però questa è molto figa. Cioè, questa è fatta. Figa, io questa la vedo. Qua c'è tipo il figlio di qualcuno che esatto. Si diletta con figa, ma sbagliata. Perché non ti viene da pensare che sia una sagra. Cioè, tu no, la vedi. Non ti viene da pensare che sia una cipolla. Più no, ma è un fumetto. Penso cioè. Sia un fumetto, una cosa bravo. Scientifica. Esatto. Tipo un festival della scienza. No, tipo una mostra. Sì. Ah, ok. Un festival del cioè, secondo me qua c'è troppa bravura. Io preferivo quella di hai prima. Hai watermark sopra? I watermark ah, no! Ma non è vero. Ma non è... Cazzo. Ma aspetta, ma... Io non li vedo. Non ci sono nella locandina ufficiale? Bene. Secondo me sì. Ma era indegno. Bellissimo. Sarà andiamo a vedere la prossima. Sono curioso. Prossimo. Concerto stiamo degli Avion Travel. Ah no, Avion Travel. Sagra della bagascia. Ma cosa? Sagra della bagascia. Forse è un panino. Sarà un panino, sì. Questo è trescissimo. Sì. Sagra del calzone. Cazzo, oddio, con cacciopo. Ma sempre d'Acquaviva, è il posto di prima. C'è cacciopo. Ma è quello di... Chi è cacciopo? Di Zelig. Zelig. Ah, okay. Poi era 43esima, cioè non si sono proprio... Ma chi sono quelli a sinistra? Mai fermati. Leggo. Questa è davvero brutta. Non no, Laura Pausini. Ma gigantesco. Ah, no, assurdo. Non è vero. Ma dai, com'è possibile? No, no, Laura no. Pausini. È Tizia Caia canta Laura Pausini. Sì, ah, però, no. È come la cover band degli ABBA. È una cover band di Laura Pausini. Cazzo, però vedi, su di me mi avrebbe truffato. Sì, tornerà già lì. Cioè, ero già lì che sarei andato. Cazzo, c'è Laura Pausini alla sagra. Andiamo sopra di figli, usciamo. C'è anche Vin Diesel. Ne abbiamo altre? Bellissime, cazzo. Ne vorrei. Sempre cacioppo. Sagra del mare. Bello. Però posso dire che forse cacioppo ha capito qualcosa che noi non abbiamo capito. Perché farsi tutta questa roba delle sagre, a quanto pare. Boh. Ma guarda che piace un sacco agli ultra quarantenni, cinquantenni. Sì, magari si diverte. Non lo questa fa però non mi piace, sembra la locandina di un film. No, sì, perché, esatto. No, perché vabbè, forse è la locandina. Spettacolo di cacioppo. Ancora? No, questa è veramente triste. Questa sembra un porno. Questa sembra un porno che vedi nella zona grigia delle edicole. Quella dove devi entrare scostando. Poi con tanto di numero di telefono. Cazzo, info e prenotazioni, sì. Perché vuol dire che non si trova. Diamo una mano a cacioppo. Ora io aiutiamolo, facciamo un fondo per cacioppo. Ma non possiamo invitare. Apriamogli un Patreon. Questa è terribile. Mamma mia. Raga, c'è ancora cacioppo. No, alle ore 21. Cazzo, è vero, no. C'è cacioppo. Questa è festa San Paolo Apostolo. Questa è veramente ma poi brutta. Nell'angolo, scusate un attimo, nell'angolo vieni pesca e vinci colpa. Alla pesca. Poi in uno schizzo di sangue. Sì, no, è vero, è lo schizzone. Ma così c'è sempre non... la pesca. Ah, ma, va, ma la pesca di cosa? La pesca. La pesca, la pesca. No, no, ci sono tutti, no, ci sono tutti i premi, okay. Esposti. Tu compri un numero e poi viene fatta la lotteria dei premi. Esatto, questa è sempre. La bicicletta sempre la vince fatta. Il numero 462. Sì, esatto. Tutti guardano pesca i propri numeri. È vero, vero. Mi è flashato adesso questo mega carrozzone pieno di regali. Esatto. Sì, sì, c'è la bici. Esatto. Quando sei bimbo dici vorrei vincere quella. È vero. Tu compri 15 numeri, 20 numeri, sì, e speri sì, non vinci mai. Non vinci sì, mai. Sono truccatissime. Io ne avrò fatto una ventina di pesca. Mai fatto. Mai. Torniamo un attimo alla locandina di San Giovanni Apostolo. Ma devi dare era collegata questa, poi alla cristianità. Questa è l'attacco dei giganti. No, è proprio l'attacco dei giganti. Sì, sì, vedi le mura. Beh, anche con Edoardo Vianello. Edoardo Vianello, infatti, è fighissimo. Ma è quel Vianello?
No, no, Ledo, no, è un cantante questo. Sì, beh, posso dire che però, sì, ah no, ma ne hanno altri, figo, figo. Ma come? La sagra della miseria. La sagra della miseria, pesissimo. Ma la miseria potrebbe essere un tipo di zuppa di quel posto. Sì, secondo me no, fanno zuppe perché è la sagra della miseria. Vedendo la zuppa è una miseria. Poi, quindi, fighissima, la, cioè, non lo so, mi ispira molto queste... due lembi di che scendono, ma sembra un partito tipo. Perché non ci metto neanche la colla, sembra un cartello partito, elettorale sì. Tipo. È vero un po', sì, è vero, sì, sì, è vero, è vero. Ne abbiamo ancora? No, ce n'era un'altra, ne abbiamo intravisto un'altra. Animali fantastici, sì, dove trovarli? No, questo è geniale, però è una festa per vegani, ma guarda com'è andata a capo con Della Porchetta. Anche con Porchetta, questa... è andata a capo male. Oddio, orrendo. Ma si divertono un botto. Però. Questa mi spacca perché è attaccabile da tutti i fronti. Sì, sì. Tutto. Però per me la parte sopra è innovativa. Un po' di altri tempi. Vabbè, a parte prendere i font e fregarsi nelle palle se comunque ci sono dei diritti sopra, però... No, ma magari hanno pagato i diritti, che ne sì, sai. Certo, ovvio, per poi metterci sotto il porchettone. È orribile. Cioè, dal 1964, però infatti, è bello perché c'è un gran questa tradizione. Questa sembra una cosa per scambisti, non sembra... A me sembra un libro. Mi sembra un libro. Sagra della polenta. Della polenta, Polenta, vabbè, la polenta. Sarà polenta, secondo me. Al raffreddore. Il carnevale dei bambini! Dei bambini! Premiazione, il ghiacciolo e il rampino. È figo anche vedere come siano comparsi tipo i simboli di Facebook. Sì, è vero, sì, di è vero. Ma poi perché c'è sotto un rudere, tipo? C'è solo un ruderino, cioè, piccolino deve là essere, sotto? No, deve essere un posto. Deve essere un posto. È, secondo me è un vecchio ghiacciaio. Cosa? Una vecchia ghiacciaia, scusa. Ah. È una vecchia ghiacciaia, secondo me. Ma dov'è Alta Valle del Reno, qua vicino? L'Alta Valle del Reno. Oh, non penso. Le piastre. Dai, ditemi che ne abbiamo altre perché mi stanno spaccando. PT. Forse non ne abbiamo più. Forse no. La pistola. No, niente, forse non ne abbiamo più, peccato. Cos'è questo? E ne sto vedendo una. Annullata la 39esima sagre frico. Dal frico, il frico di friulano. Carpacco. Cazzo annullata. Famoso, triste, sì. Cos'è? Il frico, cos'è? È un formaggio friulano grigliato. Cioè. È un insieme di cose, però, no? E quando tu hai detto è arrivato il momento, in effetti, io adesso mi sono ricordato che tu oggi hai detto che hai. Nerd Fact! Bello, bello il mio jingle! Oh. Contento. Sì, oh, amico, anche perché, esatto, è scordato. Sì, io esatto, però mi ricordo che per il suo jingle avevamo detto ci serve una roba cringe. Potremmo anche averli avvertiti. Ah, perché è stonato. Riascoltiamolo senza parlare, stonato. No, no, è perfetto, sì, sì, bellissimo. Sì, è perfetto. Sì. Entriamo in mood Nels Fact. Serve la tua collaborazione, Frenchy. Telecamera su Frenchy, allora, fai Nels vedere tondo fact. Fai vedere il polso. Sapete che... Allora, se volete comprare uno di quei braccialetti, anche detti braccialetti della fortuna, ma non volete andare a cercare qualcuno che li venda in giro per la piazza, per la città, l'unico modo che avete per comprarli è comprarne 100. Ho comprato 100 braccialetti della fortuna perché non potevo comprarne uno solo. Quanto li hai pagati? 9 sì. euro. Mi troverete a venderli in giro per le maggiori piazze italiane. Ma ne volevi uno per te? Io ne volevo uno per me. Non avevo voglia di andare in piazza e ne ho comprati 100. Adesso io però è bello trovato, perché è proprio il riassunto della vita di Nelson. Posso dire una roba? Sì. Venerdì, sabato e domenica trovate Nelson in Piazza Maggiore a vendere... quei braccialetti. Solo che non so fare il nodo, quindi dovete farvelo da soli. Perfetto. E poi se te li compri devi dire che sei un ex carcerato. No, quelli sono altri braccialetti. Funziona. Devo dire che è l'anniversario del mio paese. Ci sono sempre questo mi mancava. Ma scusa un attimo, ma tu che cioè, cazzo tu sapevi che erano 100? Certo. Ah, ok, no. Sì. Cioè non è che ti ma 1,9 euro. Tutto il bene. È che Nelson sarebbe disposto a comprare 1,9 euro. Mi fa molto ridere che hai una bacheca di braccialetti. Li posso cambiare ogni volta che si rompono, posso anche regalarli. Ne volete uno? Ma a me durano 2-3 anni. Secondo me esatto, cioè tu in realtà ne hai pagato 1,9 euro. Sì. Sì. Di base è quello. Ma più che altro poi un'altra cosa che ti critico è che hai perso la magia di questi braccialetti che sono un po' la cosa casuale che prendi in quel momento lì e ma che, il mio momento va bene comunque, me lo metto quando voglio in un momento speciale. Figo, fra un po' ne aveva 15. Me li metto tutti a 100. Cazzo, mettiteli tutti a 100. Tra l'altro ho scelto tra una confezione. Ti viene fuori un guanto se ne metti 100. Con scritto porta fortuna brasiliani e una identica ma con la scritta in cinese. Quindi non credo siano neanche brasiliani. Ah, perfetto. Di no. Ma magari c'è scritto, dopo guardaci. Figo. No, no, bello, bello. Devo dire è bello. Bello, cioè, nel senso, una cosa che non mi aspettavo. Uiti a Pomigliano d'Arco. Grande, quindi non sono né brasiliani né cinesi. Cinesi. Non fa la Fiat. Made in PRC. Che è?
un qualche retta, materiale. Porretta Catanzara. È un posto. Made in Taiwan. Made in PRC. Porto Rico. Non so come sia PRC. Grazie. Il ritorno dei Nasfax. Spero vi siano piaciuti. Sì. Allora, ci rimangono gli ultimi 5-10 minuti. Abbiamo gli audio. Cioè, dovevano provare a sentire gli audio, esatto, perché pare ci siano arrivati audio da gente che ha lavorato. No, porca troia! Oggi non riusciamo a sentire gli audio. Niente, ho provato. Niente, io. Tutto il giorno, poi, tra l'altro, che li ho chiesti anch'io. Li ho chiesti anche te. Due volte! Dicono che la sigla sia Repubblica Cinese. Ah, sì. Ok. Ah. Li ho chiesti due volte perché volevo sentire della gente anch'io che ci aveva lavorato. Ma li ascolteremo. Ma poi avevo visto che era fighissimo che sul nostro gruppo abbonati erano gasatissimi. Cioè, quando abbiamo detto sagra, sì, è qua. Fomentati. No, c'era. Adesso mi ricordo chi, però. Che aveva detto tipo per la prima volta mando un audio. Faccio sentire la mia. Cioè, la gente aveva preso coraggio per la roba della sagra. La Marisa! E niente. Dobbiamo fare la sagra degli abbonati. Non solo gli abbonati, solo li mangiamo. Mangiamo gli abbonati. Mangiamo gli abbonati. Sul gira arrosto. Secondo me, guardate, adesso io ve lo dico molto sinceramente, non c'ho più un cazzo da dire sulle sagre. No, chiudere. È ora di andare al cinema. È un momento però molto da sagra questo. È un momento molto da sagra. Cioè, quella imbarazzo di dire vado a casa. Il primo che va a casa e tutti vanno a casa. E poi tutto e si svuota, cioè, perché da uno, via, tutti. Rimane l'ubriacone del paese. Comunque andiamo a vedere Eternals stasera. Non so cosa aspettarmi. Io ti giuro non ho capito nulla. Ho visto solo questa fila. So che sembra Lost. No, non dovevi dirlo però, perché adesso in chat sicuro qualcuno ce lo spoglia. Non guardarla. Finito tanto. Guarda me, guarda. Però c'è questa fila di supereroi che già io faccio fatica a ricordarmene tre. Sto guardando faccio fatica a ricordarmene tre. Qua ce ne sono un botto. Sono impanicato. Ma non ti mi giuro, ispirava per quello. Ogni screen sembra uno screen di Lost. È vero, perché sono sempre tutti insieme con un fotomontaggio dietro su una spiaggia. Vediamo. Vedremo. Ho un po' paura delle, cioè nel senso di questa cosa. Però dicono che sia bello. Dicono bello. In chat dicono carino. No. Ok, no, grazie. Ragazzi, grazie agli abbonati. Recuperare. Mi raccomando, approfittate se vi siete abbonati in questa live per entrare nel gruppo, per partecipare alle prossime live se funzionano gli audio. E noi ci vediamo lunedì. Lunedì, o a una sagra sto weekend. Ma sappiamo già l'argomento di lunedì? No. Allora, potrebbe essere i parchi divertimento. Ma capiamo, veramente? Perché ci ispirava parecchio questa cosa. Perfetto, quindi abbiamo di cui parlare. Signori, arriverenze.